Lì quando chiamavo Ciamacolatot, era l'estate del, sempre del 44, mi pare, di agosto. E non mi si a descargare in cambio di rimorchio di ferro. E come si lì che descargavano? Avevano tagliato appena i fili di ferri, dove erano su lì queste masse di ferro. O se c'era un generale, mi pareva lì, e dice niente da scaricare, sto ferchino deve andare via. E quel capo cantiere lì, no, dice, non altro che in ordine di scaricarlo qui, e lì chi si piegava. E il capo cantiere, no, butta giù, quell'altro fermati, butta giù, o se dico che fente che dico questo, che mi era fuori in cima, era ancora, che fente dico con questo ferchino mantico che pesa, o se butta giù, da che colpi mi. Gli altri hai capito, hai capito, hai capito, fermate, questi qui su in cima e la tenuto. Mi e quel che ho lì vicino che mi ha dato un colpo, va via, toglie che via, o sia il generale, o sia le ultime coe del ferro, o sia che da su per la testa, smacca l'intera, sangue in terra, dappertutto, o sia la incoppava, quindi. Allora toglie, fermate tutti, perché toglie che era sto qui in terra, salta giù da sto camion, e ossia, va dentro un cantiere lì e dopo porta in infermeria, porta all'ospedale, sa che la mia, e dopo è venuto il nostro capo e dice, guarda, dice, qui che era sul camion che scaricava ferro, è meglio di chi sta via, dice, per Dio voi, perché dice, se per caso le conosce in faccia, dice, o che sbarra dentro, o che le manda se pondi odi, per se pondi odi, qui che ne va, bombardava tutti i dì, era un gran pericolo. Ecco, e anche lì poi si sta di 2 o 3 giorni, dice, guarda, Marco, giornata lo stesso, basta che stai fuori di peggio, non è fuori storie. Allora se ne andiamo con la tot e si sta lì a quanti dì, 2 o 3 giorni, a treni, a seminari, dopo è venuto un camion e ne ha caricato di su, dice, ah, ne, non sa neanche dove ne venne, dove narra, di su di sto camion, una sera dopo notte, caricato di formaggio, di pezzo di formaggio era sto camion. Se ne arriva di su a coso all'avviso e lì aveva bombardato e non si poteva più passare per la strada e era sui militari che giustavano la strada per poter passare. Allora se ne andava di una casa che era lì vicino, questi tedeschi, oh sacra mia, io venivo di tutti questi tedeschi con piene gavette, quelle gavette militari che tenne lì 3 mesi, 2, non so, piene di grappa. Lì, e allora lì tacca per grappa e fa una bala, cioè mi sono trovato, se no mi sono trovato i pitenni non sai neanche dove era. Lì là, a Vipiteno, che era la scuola della SS, tu bocci da 15-16 anni, che era dentro, e un freddo cane. E allora cosa hai fatto? In una sala avevi inciampato tutti i materassi, era lì, 5-6 materassi sotto e 5-6 sopra. In una sala messa intera e che era per poter dormire. A te che qui della SS, i veniva lì e faceva dispetti, ne ribaltava e veniva dentro la baionetta e faceva finta di frizzarne. Loro andavano a scuola così. E poi dopo di dopo sono andati su. Sulla cosa, su de, do che era la postazione della FLAC, che la FLAC era 4 cannoni. Allora lì doveva andare i cannoni, allora lì ne ha fatto, se sta lì e mi dico 15 giorni a fare scuola, ne fa solo scuola, come che ha fatto il cannone, come che sbara, gli apparecchi, il tipo di apparecchi americani che era, i cosi che era, il liberato che ne aveva più forte, le fortezze volanti, le gole ali più larghe, le ne aveva più piano, e ne spiegava tutto il modo di postazione, finché avevano di e disse adesso facciamo le prove, e disse a sbarrare il cannone qui, e allora in ammessi sulle montagne, fino a 20 km, che metteva sulle sagome e provava a sbarrare fuori. E mi siccome che era più grande, mi ha messo cannoniere uno, quel che gava la direzione, c'appava la direzione che ne va drivo al cannone. Allora, buon anche avvis che fanno le prove, ostia, sì, tutto bene, tutto bene. E allora, con domani, ti te vai, anche bene, che sono all'arma, perché tutti dice sbarava. Perché
perché passavo sempre gli aerei che andavo in Germania. Allora mi tenevo la mattina, se venne l'allarme, e dice, bom, ostia, Gruppe Fire Suits, quando è che partiva. Ostia, mi toi, per far vedere che sbarava bene tutto, guarda fuori dal binocolo, se era la direzione giusta, la distanza che andava. Godata al massimo, perché sapeva, ne veniva a comunicare la velocità che aveva gli aerei, e godata quella distanza che, quella distanza giusta, sbarra il primo colpo, sacra, mia, vedo il primo aereo che era davanti a questa formazione, ostia, salta per aria. Bon, ostia, ne venzo quasi addosso, c'è quando ha paura, perché lei proprio veniva quasi tocchi di sole, e vedevo qualche paracadutista che saltava fuori. Però poi dopo non resta mai, perché se n'è di giù la nazione della Val, se n'è di giù a vedere che era giù 5 dei morti, che ne era dentro. Allora ostia, dico, ostia, sta roba qui, dico, ostia, su sta mal che basta, perché dico, guarda, mi pareva, dico, da farmi vedere dai tedeschi che sbarro bene, ma poi ci stanno gli altri che non li sbarrare bene, ma in modo le sta colpita da una granata. E dopo da allora, sì, cercava sempre di tirare in drio, perché avevano il massimo che avevano. Noi altri avevano il massimo di distanza. E cercava sempre di, perché dico, se per caso dico, che tiro di drio, al massimo ciappo la coa e gli arriva ora a saltare giù i paracadutisti. E di fatto, se ne sta di lì 2 mesi, e ne avevano ciappato 45 tutti in la coa. Ostia, e dopo bim bom bam bam, tutte in gaser, lì e lì. Insomma, la dura qualche minuto neanche. Poi sono lì scoperti di sabbia alti così, sono lì. Bon. Ostia, forse è così, non è così, non è così, insomma, se gli ha bombardato chi è lì. E gli ha sbagliato, insomma, una bomba qui, gli ha mollato 5 bombe, proprio precise, altre che le ha sbagliate tutte di 5-6 metri. Gli ha sbagliati i cannoni. E che sta sul, una cosa è morta, la coga, sì, perché le è andata fuori, lì sulla strada a guardare, e che salta via una schesa e la taglia via la gola. Lì è venuto fuori un po' di cosoli, di ribaltone, perché, sì, una cannonata le è andata via su un demas, via sulla montagna, e le è andata via su un demas, però per fortuna le è andata appena davanti alla porta d'entrata, ma sotto, che era via una blusa così, che se la vedeva via. Poi, gli ha comunicato, qui tra SS, gli ha comunicato, guarda, ostia che una sbarra via con i cannoni, e una bomba qui e lì, ostia, dice, guarda chi che le sta, chi che non le sta. Dice, ostia, io salivo i miei superiori che erano stati, ma lui ne voleva dire che perché, se ho chi fa qui tra SS, ah, le sta quel lì, ruff, gli sbarrava dentro e basta. E allora poi, lui non ha detto niente, allora io voleva che saltasse fuori, gli deve dirlo chi che sta, nessuno gli diceva, i miei compagni gli voleva dirlo perché sapeva che quel che sta andava a finire male, e allora in ha castigato tutti, gli ha fatto fare molto di cose, marce, la neffa, dentro tuni in arghe del sotto a venire su, insomma, di notte, per darmi punizione, non in modo mai mi fuori a sapere chi che sta, a mollare il cannone e basta. Il coso i miei superiori mi avevano tirato le recce, ma non qui della SS, no. Dopo da lì se nati, in ha detto, guarda che i trentini li portano tutti giù sui candriai, che sono una postazione la si portano là giù, bon, non te che sui toi, i sono avviati giù fino a Fortezza, qui camion, e dopo volte se su e va direttamente fuori a 20 km dopo Innsbruck, e era sui cannoni, pianta i cannoni lì. Allora, a Vipiteno partiva in la fame, perché il mangiare era razionale. Invece lì a Innsbruck avevano da mangiare finché volevano, perché era una batteria che la veniva da Castelfranco e la gioia razziava tutte le fattorie, perfino le vacche e le pecore che portava via sui camion. E lì occupava pecore e vacche e era da mangiare finché si voleva. E quando capitava lì
altri militari che erano dispersi dalle montagne che gli uasbo, che dicevano guarda, mi viene a mangiare, e come fai altro che fare padelle di carne da avere da mangiare. Avevano da mangiare, però anche lì tutti i giorni passava parecchi, però lì non avevano, mi pare uno una volta che andavano in ferima, perché lì non era mio canone, no, erano i tedeschi, ne lasciavano altri, no, doprare i canoni. E allora si arrangiava lui, però anche lì passava, siccome che era lì, che passava atti, quasi fuori di tiro, passava, perché sapeva che la Vallila era piena di batterie che sbarava su. E poi dopo mi è successo quel caso lì, che doveva fusilarmi, perché sono andato al dentista che mi faceva male in dente. Sono andato a farmi piombare. Guarda, mi è uno da Livico. E lì poi, da sto dentista, ero accompagnato da un sergente, però documenti li avevo al sergente, le carte d'identità se le tenevo lì per accompagnarmi. E sto sergente mi ha detto, perché dice, se vuoi io altri, dice, la sera strada, dice, che tram tor per andare alla batteria. Sì, allora dice, guarda, dice, che mi vago un po' a spazzire, e torno dopo, disvuotati quando è finito, c'è il tram e nessuno del tal paese. Del paese era un villaggio lì vicino a Innsbruck. E lì cosa è successo? Che come si mi diceva dal dentista, ci trova qui che militari lì che faceva specie di guardie. Ossia, mi ha detto, documenti, ossia, non è nato legale tale, e lì, niente da fare, non c'è pa di togli, mette nei porti in prigione, e lì togli, se ne in prigione, ossia, beh, guarda, telefono che suda, ossia, se la batteria, non altro se ne ha dal dentista, chi è lì, ma sì, tanto ste lì, e era tu gente che doveva andare nel campo di concentramento, chi veniva requisiti per portare nel campo di concentramento, e allora, poi cosa è successo? Che è ritornato sto sergente e ha detto ma dove è qui noi che andiamo dal dentista che ti accompagnati? Ha detto, i miei scampati? Ma gli è venuto di no? No, i miei scampati, allora ha detto. Ossia, chi altri ha detto che se ne scampati? Allora ha telefonato giù e ha detto che questi due che lì, sì, che venne e ha portato del campo concentramento, no, no, dovevi portarmi qui perché volevo fusilarli sul posto perché sono scampati anche gli altri per dargli una ditta che stasera gli veniva a trovare. E gli veniva attorno in due, manettati, e portano su con un camioncino. E lì gli dico, massacra, ma cosa è successo? Se non ti sei scampati, non che non ti sei scampati, ma conte che là. Il sergente la dice così che sei scampati. Allora, bon. Allora che avevo detto, ossia, fai un piacere, lasciami parlare con i superiori. Prima di... E allora il bendis quello che... Allora poi, in affermati, che era via già il plotone di esecuzione pronto, gli ha portato in tavolino e che era lì due tenenti. E questi due tenenti, si, gli ha detto, bon, allora accettano la sua versione. Allora andiamo via prima e facciamo quelli da Livico. E dico, che conto? Guarda, dico, non sta a trovare fuori storie che dico, se ne inventano robe, le mie contare che è giusta e basta. Ti conto che è giusta come che te la sai. E che la conto anche a me, perché se no dico, ma è in contraddizione inventarne una roba e l'altra. Allora andiamo via, dopo, allora la portà, andiamo via, sarà sta via un quarto d'ora, e dopo la portà 20-30 metri distante. E dopo io venivo attorno a me, e va lì, contengo che anche a me. Bon. E anche a me, poi, portami da un'altra banda, sempre con due guardie lì, armate. E dopo gli ha chiamato sergente. E lei è lì, c'è questa gente, dopo gli è venuto, tira via le manette e tutto. Adesso, dove fino a nuovo processo, o altri... Vi tolen le armi, vi tolen tutto e dove stare a domicilio dentro sempre in baracca, perché dove fare un processo a Innsbruck.
E dopo allora guardi che gli disse in attesa del processo. E dopo in quella gli fu il ribattone che Jacopo il Dulce aveva la veste e la guerra lì per finirsi. Allora e io proprio sto tenente, guardi più te, mi consiglio di scampare. Ma Sara Meglia, dico, ma la settimana passata non è che ci ha passato, dico, che non si è neanche scampato e quasi e ne fusilava. Guarda, scampate che domani scampo un cammino. E dice, guarda, ne via, dice, fureria, toleve tu quel che è, da mangiare, da bere, vestiti, soldi, quel che vuole. Gera via i cosi buoni che era lì, di soldi, tutti erano se poteva tor da crumpare il paese intero, volendo. E tutti i pieni sti buoni che era lì, che era allora, si impegnò sulle scarselle, che lì uno da roi redo, poi te gli dice, guarda, dice che i soldi non sia qui, dice che adesso la guerra dice la deve essere finita, che la classe finisce, che non sia qui che tradisce, mica non abbastanza, dice, da andare a casa, dice, mi pare che una vacca, copo la vacca, dice, ne fai una magliata che basta, e mi basta qui, dice, da portare a casa la pelle, i soldi mi lascerà qui. Ostia, allora, ostia, forse ti hai ragione, non altrimenti basta arrivare a casa. Allora tu metti, buttali tutti questi soldi su della tavola, molto dei soldi che erano lì, perché i soldi italiani che venivano da Castelfranco lì, e io avevo requisito i soldi italiani, li aveva. E la fornitura da cosa farne, e gli detto levi, porti via. E invece tu non l'avevi tolti i soldi. E invece avevi tolto biancheria, canottiere, mudante, tutta quella roba lì, tutto quel che era in pieno zaino. A te che sei andato su per la montagna e sei andato su, tu era su una specie di osteria lì e che avevano mandato da cena. La dice, ma la dice, da cena, ostia, non ho qui niente, non ho chi lì, ostia, beh, la dice, lei la dice, vi fago un po' di blu-blusà, blu-blusà di farina di segala. E sapeva, a via via, dopo era infamato, l'aveva mangiato. E insomma che dico, cos'è che deve andarne? Allora dice, tutti i vestiti che avevano dato. La volesse tutti, ah, dammi, e lì trovi che era anche paura, perché non si sapeva che scherzo chi te faceva, su una montagna con un metro di neve. Insomma che avevano tutti per la cena, avevano dato tutti questi vestiti. Ecco, e dopo vai giù, e sono arrivati a mezzanotte a Brennero, a piedi. E dopo lì ho trovato un coso lì, in vagone del treno fino a Fortezza, mi pare. Dopo sono ancora a pe finché Arancia sono venuto.